e fratelli e sorelle, perché lui è il vostro sacrificio, che è gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i nostri doni e le nostre preghiere e conferma con il tuo amore questo nostro fratello che oggi si impegna a vivere i consigli evangelici, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, uomo nuovo, fiore purissimo, nato dalla Vergine Maria, proclamò beati i puri di cuore e con la sua vita rivelò il pregio sublime della castità. Liberamente aderì in tutto al tuo volere, e facendosi obbediente fino alla morte, si offrì per noi in sacrificio perfetto a te gradito. Egli ha consacrato al servizio della tua gloria quelli che per tuo amore abbandonano ogni cosa, promettendo loro un tesoro inestimabile nei cieli. Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta rioffriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Quindi faccia di noi un sacrificio perenne e a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Conferma nel suo santo proposito questo nostro fratello, che oggi con la professione dei voti religiosi si è consacrato per sempre al tuo servizio, e fa che nella tua Chiesa manifesti la vita nuova ed eterna, frutto della redenzione di Cristo. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, il nostro fratello Pino e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Amen. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Ti dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
ogni peccato del mondo. Per la distribuzione dell'Eucaristia faremo quattro file, ci saranno quattro ministri qui davanti all'altare.
Preghiamo. O Padre, che sei resi partecipi dei tuoi santi misteri, infiamma con il fuoco dello Spirito Santo questo tuo Figlio, consacrato per sempre al tuo servizio, e fa che sia perseverante nell'amore del tuo Figlio, e gli vive e regna nei secoli dei secoli. Troppo tempo, già vi devo ringraziare per il tempo che mi avete dedicato. Devo aggiungere e voglio aggiungere ai ringraziamenti che ha già fatto il ministro provinciale, anche i miei. Prima di tutto ringrazio padre Giuseppe, ministro provinciale, ma lo ringrazio come padre Giuseppe, come persona. Lui è stato il guardiano, il mio primo guardiano, e tra un tormento e l'altro credo che abbiamo anche imparato a volerci bene. Io gli voglio bene, poi lui sono fatti i suoi. Ringrazio padre Enrico, guardiamo di questa fraternità di Baronissi e tutta la fraternità di Baronissi, perché quando ci sono queste occasioni, questi avvenimenti, al di là di quello che si celebra in chiesa e della semplicità che ci può essere una celebrazione, c'è anche tanto lavoro, e vi ringrazio per il lavoro che hanno fatto oggi e anche nei giorni passati per preparare questa celebrazione. Ringrazio tutti i frati della provincia, quelli che sono qui, quelli che non sono potuti venire, e in particolare tutti i frati che con il loro esempio, non solo a parole, hanno potuto aiutarmi a capire come essere un frate comune. Ringrazio la mia famiglia, quelli che sono qui, papà che non è qui, ma insomma c'è, e che non ha saputo, quando era qui ancora tra noi, di questo cammino che avevo già intrapreso. L'ha saputo dopo e oggi sarebbe forse il più felice di tutti voi. È felice in altro modo, in altro modo. Ringrazio Giuseppe e Manuela Brignone, sono i genitori di Don Alessandro. Don Alessandro Brignone, l'avrete sentito nominare, è morto all'inizio di questa pandemia che ancora ci sta perseguitando, e quando io sentii della notizia subito pensai che poteva essere un segno importante per il mio cammino di consacrazione aggiungere il suo nome, perché negli ultimi forse 30-40 anni la nostra parrocchia di Santa Maria de Martiris in Salerno, della quale sono originario, pochissime vocazioni, forse solo io e Alessandro recentemente sento che c'è qualche altra vocazione in corso. Il migliore è andato via, resto io, magari col suo nome potrò cercare di tenere sempre a mente come si deve essere fedeli e rispondere seriamente alla vocazione. Ringrazio tutti voi che siete qui, chi è venuto da più vicino, chi è venuto da più lontano, in particolare da più lontano credo che sia Sandra in questo momento. E se Sandra è qui, Sandra, c'è speranza. Forse stasera c'è speranza. Fino adesso non c'era stata. Se tu sei qui, unica superstite della Valmontone, forse un po' di speranza c'è. Grazie a tutti. Continuate a pregare per me e io tenterò di pregare per voi. Della benedizione solenne del congedo, ecco qualche avviso così molto semplice. Innanzitutto grazie anche alla corale che ci ha aiutati a pregare in un clima veramente intenso di preghiera, e una liturgia molto semplice e sobria, ma anche molto sentita e partecipata, visto il raccoglimento che si è vissuto durante tutta la celebrazione. Vi invito purtroppo a mantenere e a rispettare le norme che ci vengono dalla situazione contingente che stiamo vivendo. Francesco ha salutato così, non ci saranno altri saluti.
vi invito a defluire, ad andare subito, magari a rientrare nelle proprie realtà, e all'uscita ci saranno dei ragazzi che vi consegneranno un ricordino della professione solenne di Fra Francesco. I frati, i sacerdoti, tutti quanti andremo in sacrestia per la via breve, e gli altri, ecco, vi prego di mantenere, ecco, l'ordine, di non creare assembramenti, rispettandoci veramente l'un l'altro per salvaguardarci un poco di più. Grazie della vostra comprensione. Mi diceva, mi ricordava Padre Mario, ci sono i novizi di Napoli, i compagni di noviziato di Vincenzo e di Elio, ma ci sta anche il confratello di Puglia Molise, mi pare, chi è? Fabrizio, sta di là. Quanti altri anche da fuori sono potuti intervenire. Ed ora inchinate per la benedizione solenne. Dio ispiratore di santi propositi, vi illumini e vi rafforzi, perché custodiate fedelmente le vostre promesse. Egli vi conceda di percorrere nella gioia di Cristo la via stretta che avete scelto, servendo con cuore indiviso Dio e i fratelli. L'amore di Dio faccia di voi una vera famiglia, riunita nel nome del Signore, segno e immagine della carità di Cristo. E su voi tutti che avete partecipato a questa santa liturgia scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore è la nostra forza, andate in pace. E noi abbiamo...